Nata nel 2008, la GLK è stata un'auto insolitamente Mercedes che stupì il mondo, ma soprattutto lasciò molte persone perplesse perché legò il marchio a un SUV urbano. Perché questa sua linea a metà strada tra quella di un fuoristrada, quella di una berlina e di un SUV compatto scosse un po' gli animi anche dei più integralisti appassionati del marchio della Stella a tre punte. È bastato poco tempo però perché salissero esponenzialmente e rapidamente gli amanti e gli apprezzatori di questo tipo di auto, che la pone oggi ad essere tra i best seller dell'intera gamma Mercedes. L'auto ci ha stupito, in modo particolare per la sua trazione, per la sua capacità di danzare tra neve e ghiaccio e per quella di affrontare anche la neve fresca. Non pensavamo di riuscire a superare alcuni ostacoli ed alcune avversità climatiche e di grip con quest'auto, con la facilità con cui siamo riusciti oggi. L'auto è equipaggiata col motore 2002, la trazione 4MATIC e una potenza di 170 cavalli, ai quali associamo una coppia grande e forte che arriva al picco di 400 Nm che spinge già in maniera decisa a partire da 1400 giri al minuto. Le sospensioni sono tutte a ruote indipendenti. La trazione sul posteriore si sente in maniera marcata perché ricordiamo che quest'auto trasferisce principalmente al posteriore per poi ripartire la trazione nel caso di mancanza di aderenza sull'anteriore. Il comportamento dinamico, molto simile a quello di una trazione posteriore, seppur dotata di 4 ruote motrici, deriva dal pianale, che è lo stesso della classe C, modello W204. Un differenziale centrale ripartisce la coppia motrice, mentre il controllo di trazione, denominato 4ATS, suddivide la coppia motrice di ogni assale tra le singole ruote. Specifico su questa vettura è proprio il differenziale centrale che integra una frizione multidisco in grado di agire già ai bassi livelli di coppia motrice. La GLK 220 CDI Blue Efficiency con il suo 4 cilindri turbo diesel Common Rail da 2143 cm3 ha una turbina a doppio stato e garantisce nel nostro caso 170 cavalli e 400 Nm di coppia. Il suo prezzo d'attacco è di 36.600 euro, che sale però ad oltre 44.000 euro sulla versione 4MATIC 220 CDI oggetto della nostra prova. Pronti, via!